La provincia vuole mettere il bavaglio all'opposizione e farla tacere? E allora l'opposizione non ci sta e mette in scena una protesta decisamente singolare, tappandosi la bocca davanti alla sede di Palazzo Galatti. È iniziata così la presa di posizione dei consiglieri del Popolo della Libertà, Lega Nord, Lista di Piazza e un'altra Trieste, nei confronti della giunta guidata da Bassaporopat. La scintilla è arrivata nel corso dell'ultima riunione del Consiglio Provinciale, nella quale era in programma la discussione sulle linee programmatiche della provincia, subito cassata dal presidente Monte Napoleone. È un fatto grave che la maggioranza non accetti il dialogo con l'opposizione. Sono stati lesi i nostri diritti, hanno ripetuto in coro Polidori e Cervesi. Un atto di pura presunzione da parte di chi governa, per il consigliere Rossi. Parte da più lontano l'analisi di Roberto De Gioia, secondo il quale la provincia è statica e, al contrario dell'amministrazione comunale, non fa assolutamente niente. Tesi sposata dal capogruppo PDL Grizzone, secondo il quale la provincia è lenta, pasticciona e rischia di diventare un ente inutile. Se si continua così si va verso l'oblio, ma dopo la pausa estiva, annuncia Grizzone, la musica cambierà. Dal primo di settembre, con tutti gli amici dell'opposizione, abbiamo deciso di dettare noi l'agenda politica di fine anno, se da parte della maggioranza non ci saranno dei segnali di cambiamento. La provincia è un ente importante, se la Bassaporopat non se ne è ancora accorto e vuole vivere ancora all'ombra del comune, noi non ci stiamo, noi vogliamo far sì che questo ente si riappropri del suo ruolo.